Ciao da Federico, oggi sono qui con uno dei quattro modelli presentati in Europa quest'anno dalla Taurol. Questo è il J1 ST. ST sta per Step 2, quindi senza il palo centrale, un ingresso agevolato anche per chi non riesce ad alzare più di tanto la gamba, vuole una posizione comoda. Inoltre un manubrio che è possibile regolare come inclinazione e una bella forma per dare comodità a una bella posizione eretta. Una bici considerata da trekking, sì, perché ha un telaio che è quello da city bike, però ha delle ruote da mountain bike da 27 pollici e mezzo e 2,1 pollici, quindi si possono fare anche strade sterrate grazie a una forcella ammortizzata all'anteriore che consente anche di attutire, assorbire, di ammortizzare tutte quelle buche che troviamo in città ma anche nello sterrato. Un modello che si posiziona all'incirca a 100 euro inferiore rispetto ai suoi competitor, ma non lascia nessun dettaglio al caso. Infatti troviamo il rulce anteriore e posteriore integrate, comandabili con un tasto, un bel telaio con batteria integrata, una batteria che generalmente per la media è superiore di 100 wattora. Troviamo infatti una batteria da 561,6 wattora con un'autonomia reale utilizzando i livelli di assistenza più bassi che arriva fino a 100 km, perfettamente legale perché qui si trova un motore a mozzo da 250 watt e una bella coppia da 45 Nm. Prima di andare a approfondire tutte le sue caratteristiche nello specifico, andiamo a vedere come si è comportata in salita e in discesa nello sterrato i suoi livelli di assistenza. Sono il livello di assistenza 0 senza l'aiuto da parte del motore, il peso è di 26 kg che è standard per questa tipologia di telaio. Riesco a muovermi ai 13-14 km/h senza sentire particolarmente il peso e senza sentire resistenza da parte del motore. Vado a inserire il primo livello di assistenza. L'assistenza ce l'ho quasi immediatamente dopo un quarto di pedalata. È stata progettata in base alla velocità, quindi il livello di assistenza 1 mi accompagnerà in pedalata assistita fino ai 12 km/h. Se vado a inserire il livello di assistenza 2 avrò una spinta del motore fino ai 16 km/h, vuol dire che dopo i 16 km/h in assistenza 2 andrà a interrompersi l'assistenza, quindi per una pedalata fluida e rotonda fino a una velocità dei 15-16 km/h. Se voglio andare oltre devo inserire un livello superiore di assistenza, livello di assistenza 3 va a spingermi fino ai 18. Livello di assistenza 4, interviene una bella potenza da parte del motore da 250 watt perfettamente legale fino ai 22 km/h. Infine livello di assistenza 5, dove avrò anche la massima spinta da parte del motore con tutta la sua coppia di 45 Nm che mi porta ai 25-24 km/h perfettamente a norma di legge. Volendo è possibile sbloccare la velocità massima se si usa in America oppure per un uso in strade pubbliche premendo più o meno contemporaneamente. Premendo brevemente il tasto accensione ci si porta a speed e si può andare a sbloccare la velocità ai 32 km/h. Basterà ripremere accensione, il tasto velocemente e poi andare a spegnere e riaccendere se è memorizzato. Come si comporta con velocità sbloccate 32 km/h? Parte subito l'assistenza, basta un quarto di pedalata, anche meno. Quindi un sensore di pedalata molto molto sensibile e in un attimo sento tutta la spinta dei 45 Nm, motore perfettamente legale, che mi porta ai 28, 29, 30, 31 km/h molto molto rapidamente. Arriva senza acceleratore ma è incluso nella confezione come optional. Il cavo è staccato e anche tappato, sono andato a inserirlo per testarlo. Livello di assistenza 5, non sto pedalando, il mio peso di 90 kg più 10 kg dello zaino. Quest'oggi ho ben 100 kg al di sopra del telaio, spinge molto bene, molto graduatamente, molto in sicurezza. Velocità sbloccata mi porta veramente molto molto rapidamente ai 29-28 km/h. Posizione in sella comoda, con la schiena bella eretta. E adesso vado a testare anche il comparto frenante in questa bella discesa molto ripida. Sono i 25 km/h dei freni meccanici con dischi da 160 mm che consentono di fermarsi molto rapidamente. Anche questa ampia impronta, grazie a questo copertone da mountain bike da 2,1 pollici,
consente un pieno controllo, un manubrio bello con questa forma a rondine, consente anche di avere una bella presa, una bella impugnatura e anche una bella posizione, potendo regolare anche l'inclinazione del manubrio. Provo una partenza in salita, una bella rapportatura agile, vediamo dopo quanto entra il motore. Immediatamente sono con uno dei rapporti più agili, potenza assistenza 5, una delle salite più impegnative del mio paese, eppure riesco tranquillamente, non a una grande velocità ma a una salita veramente molto impegnativa, come potete vedere anche da come sono state costruite queste murette delle case, riesco ai 10-11 km orari con una leggera pressione sui pedali a farla in modo facile e senza fatica. Come si comporta su sterrato? Questa bici è considerata da trekking perché abbiamo un telaio con geometrie da city bike, ma delle ruote da mountain bike. Inoltre anche su questo fondo bello sconnesso, grazie alla forcella anteriore ammortizzata, grazie anche ai copertoni da mountain bike, da 27 pollici e mezzo e una bella larghezza da 2,1 pollici che consentono di ammortizzare a tutire anche le buche. Quindi anche su strade bianche, come in questo caso leggermente dissestate oppure su asfalto in cattive condizioni San Pietrini, non avremo nessun problema. Una batteria facilmente rimuovibile, in confezione troviamo due chiavi, basterà andarla a ruotare di mezzo giro e potremo andare a estrarre la batteria per ricaricarla in casa, comunque toglierla quando la lasciamo per lungo tempo in garage. Una batteria da ben 561 wattora, 36 volte e 15,6 ampere ora, abbinata a un motore da 250 watt 36 volte e 45 Nm, un cambio Shimano che ho testato in quasi tutti i modelli di queste e-bike di fascia economica, marchiato Tourne, molto fluido, veloce, affidabile anche nel tempo, una rapportatura sviluppata più per l'agilità che per andare veloci in piano, arriva con la pedalata fino ai 32 km orari grazie a questa rapportatura, ma si possono fare salite belle ripide sia grazie all'aiuto da parte del motore che a un rapporto molto agile, quello più grande. Un telaio in lega d'alluminio 60-61 con questo ingresso agevolato, un tubo sella bello lungo che consente non solo di poter far salire persone molto basse di 1,50 m, ma persone alte come me di 1,88 m, quindi si va ad adattare a tante altezze, quindi anche se siete alti 1,90 m troverete la vostra posizione comoda. Grazie, anche un manubrio è stato progettato per essere belli eretti con la schiena e anche la possibilità di andare a inclinare manubrio, quindi alzarlo anche per le persone più basse e quindi anche stringere grazie a questa dimensione del telaio a V creata proprio per adattarsi a più altezze, per adattarsi perfettamente alla vostra statura e anche alle vostre dimensioni. Un impianto frenante con freni a disco meccanici, diametro 160 mm dei dischi, belli efficienti e affidabili, molto più efficienti chiaramente dei freni a tamburo classici che si usavano un tempo, per dare la massima efficienza e per fermarsi nel più breve spazio possibile. Una frenata che è stata migliorata grazie a questa tipologia di ruote, ruote da 27 pollici e mezzo e 2,1 pollici di larghezza. Un prezzo al di sotto degli 800 euro, eppure troviamo tutti quei componenti indispensabili per la città, un bel portapacchi solido, dei parafanghi in metallo, un bel telaio in alluminio resistente alla corrosione, agli urti, una bella posizione in sella, un display da 1,8 pollici, quindi una bici completa di tutto, anche un bel cambio a 7 rapporti delle ruote da mountain bike. Questo è un prezzo di lancio di questi prodotti in quanto vogliono entrare nel mercato e proporli a un prezzo inferiore dei concorrenti per farsi un po' di luce, per farsi vedere e far vedere anche che in questi componenti c'è qualità come nelle altre case che vanno a produrli. Un'autonomia che può arrivare fino a 100 km in test effettuati con persone che pesano 75 kg e nelle assistenze 1, 2, 3. Se si vanno a utilizzare assistenza 4 o 5 si ridurrà l'autonomia di un 20-30%. Un display da 1,8 pollici, retroilluminato, quindi molto luminoso sia sotto i raggi del sole che anche di notte. Qui troviamo la carica della batteria con la percentuale a fianco, la velocità alla quale stiamo andando, il livello di assistenza inserito, con i tasti più o meno si va a aumentare il livello di assistenza fino a 5 che è il massimo, chilometri parziali, velocità media del percorso quando iniziamo un nuovo giro e anche la velocità massima. Premendo più o meno contemporaneamente potremo andare a cambiare l'unità di misura, andare a cambiare la velocità massima a 25 km orari, quella per le strade pubbliche, o 32 per le strade private. Possiamo anche andare a cambiare il livello di luminosità del display, che è veramente molto molto luminoso, ho dovuto abbassarla a 3. Nella parte inferiore del display si trova una presa USB per andare a caricare eventualmente anche lo smartphone. Andando a tenere premuto il tasto meno andiamo a abilitare
utilizzare la funzione camminata, la bici andrà a 6 km/h. Andando a tenere premuto il tasto più andremo ad accendere fanale anteriore e posteriore. Delle manopole in gomma abbastanza morbida che consentono di avere una bella presa, un bel prolungamento anche per avere un miglior appoggio del palmo della mano. La possibilità di regolare molto facilmente l'inclinazione del manubrio. Un fanale posteriore, se andiamo a tirare una leva del freno abbiamo anche la luce di stop. Una sella ergonomica, buona densità del materiale, la possibilità di avanzamento e arretramento di qualche millimetro e anche regolazione dell'inclinazione. Tubo sella molto lungo, batteria integrata che si può rimuovere tramite due chiavi che vanno inserite in questa serratura. Lateralmente troviamo il gommino che va a proteggere il punto dove va inserito il cavo di ricarica. Presenta anche un tasto retroilluminato di accensione della batteria per vedere a seconda del colore quant'è la carica della batteria. Una forcella anteriore con la possibilità di sbloccarla e bloccarla, una bella corsa di 8 cm. È possibile regolare anche il precarico. Una luce LED anteriore con un piccolo catarifrangente per essere visibili sia di giorno che di sera. Parafanghi in metallo, belli solidi, ancorate con queste aste in acciaio inox sia al posteriore che all'anteriore. Dei pedali in plastica con delle piccole sporgenze per avere aderenza con la scarpa e il classico catarifrangente. Un portapacchi bello solido in alluminio con un carico massimo dei 25 kg. Nella parte destra un piccolo campanello bello rumoroso, il cambio per inserire un rapporto più duro o più agile, un acceleratore che non è presente quando arriva all'interno della confezione, si può decidere di metterlo o meno, di collegarlo semplicemente a questo cavo rapido che quando arriva è tappato. Delle ruote da 27 pollici e mezzo con copertoni adatti a tutte le superfici con un disegno per lo sterrato. Un indice di impermeabilità IPX4, quindi resiste a schizzi d'acqua in tutte le direzioni, quindi sotto una pioggia non avremo problemi, ma non va lasciata sotto la pioggia. Dal momento dell'acquisto arriva entro 5-7 giorni da un magazzino europeo senza costi doganali o costi di spedizione. La consiglio a chi vuole una bici comoda da trekking, quindi da utilizzare anche su strade sterrate oppure anche se nella propria città, i San Pietrini o comunque le strade in cattive condizioni, perché va a assorbire molto bene l'asperità che per persone molto basse da 1,50 m in quanto grazie a questo telaio fatto a forma di V, una sella che si abbassa così tanto, consente di stare belli comodi in sella. Spero che questa recensione vi sia stata utile, come sempre vi lascio in descrizione il link al codice sconto. Ciao da Federico.